Continuarono a risuonare nella chiesa di Chignolo di Oneta le melodie dell'organo del 1860 di Luigi Perolini. Mantici, canne, tastiera, pedaliera e tante altre parti mobili sono state sottoposte ad un accurato restauro. Ma direi che l'organo è rinato perché versava in condizioni veramente disastrose e grazie appunto a questo restauro è tornato all'antico splendore, all'aspetto che Luigi Perolini nel 1860 gli diede. Perché è particolare quest'organo? Quest'organo è particolare perché fa parte della scuola prestigiosa scuola organaria bergamasca, che ha visto nei Serassi i bossi, i maggiori, i principali costruttori, ma i Perolini sono stati appunto allievi dei Serassi, quindi richiama un po' questa prestigiosa scuola. E l'intervento è stato un recupero o ha aggiunto qualcosa in più? Ma sono state sostituite delle parti che non erano originali, ricostruiti dei registri, come ad esempio l'ottavino, che è un registro nato proprio originario della costruzione, e poi anche vedete appunto la manticceria è stata ripristinata, ricostruito il castello, insomma, alcune parti sono state sostituite con parti più vicine all'originale. Quindi sostanzialmente c'è stato un attento recupero Un della attento struttura. recupero, uno studio, perché restaurare un organo vuol dire anche effettuare uno studio prima di operare, uno studio fatto anche sui documenti, confrontando anche lo strumento con altri strumenti della zona. Infatti i registri ricostruiti sono stati appunto, si sono riferiti a registri di altri organi Perolini, prendendo le stesse misure. Tutto questo per essere fedeli all'originale e appunto avvicinarsi il più possibile all'aspetto originario. Ma entriamo quindi in alcuni dettagli di questo strumento. Innanzitutto, accanto a lei c'è la manticceria di cui ci stava parlando. Cosa possiamo scoprire meglio La di questa manticceria, parte? serve ad alimentare l'organo, porta l'aria all'organo. Questo grazie oggi all'elettroventilatore, che è un motore che fa pervenire l'aria dentro i mantici, che sono, vedete, due grandi mantici a cuneo, e l'aria poi viene condotta appunto in questi canali portavento che portano l'aria all'organo. La cosa particolare è che è stato restaurato ed è perfettamente funzionante l'antico congegno manuale di questi mantici, che azionava le tre pompe sottostanti, anche loro restaurate. Quindi ancora oggi è possibile azionare questi mantici manualmente. Possiamo anche vedere appunto il movimento e le tre pompe che alimentano i due mantici. Questo lavoro oggi è fatto dall'elettroventilatore. Che è quindi quella scatola di legno Quella che scatola vediamo a contiene un motore margine. che è nuovo, è stato sostituito, appunto, molto più silenzioso rispetto al precedente. Quindi sono i mantici a permettere il funzionamento dell'organo. Gli organi sono tutti fatti più o meno in questo modo. Sì. Gli organi sono fatti in questo modo, ci sono organi che hanno più di due mantici, dipende anche dalle dimensioni dello strumento, e appunto devono immagazzinare l'aria e portare l'aria necessaria alle canne perché il suono esca regolato, infatti devono essere regolati a una determinata pressione, e questo grazie anche a queste zavorre poste sopra i mantici che aiutano a mantenere una pressione costante. Quindi questi mantici sono fatti di legno. Sono fatti di legno e vedete appunto queste coperture di pelle che sono state sostituite, servono anche a non far uscire nessun spiffero d'aria perché altrimenti l'organo non verrebbe alimentato nella maniera corretta. E servono, immaginiamo, anche garantire maggiore elasticità, altrimenti la struttura sarebbe troppo rigida. Ecco, parlavamo delle canne. Quante sono le canne di Le canne quest'organo? sono 596, quasi 600 canne, di cui 18 in legno. Sono state restaurate, quelle in legno erano veramente in condizioni pessime per via del tarlo, è stato un recupero importante e quasi tutto l'organo è stato salvato, diciamo.
sono stati ricostruiti dei registri, possiamo poi vedere anche internamente come diciamo, è strutturato l'organo, perché oltre alle canne di facciata abbiamo una serie di canne di diverse misure nel suo interno che compongono i vari registri. Ecco, questo organo era chiuso in una cella, ricavata proprio in uno Certo, sì, spazio, è dentro dietro proprio, il muro. c'era poco spazio, però diciamo che Luigi Perolini e i figli ai tempi furono molto bravi a inserire questo organo in questa nicchia ricavata dal muro e quindi dotare la chiesa di uno strumento che è un gioiello. Allora, dicevamo che gli spazi sono davvero limitati. Immaginiamo che questo organo possa essere suonato solo da persone magre, perché lo spazio per accedervi è davvero minimo. Quindi sopra i È una 100 kg. caratteristica di questi strumenti, il fatto anche di economizzare lo spazio, il tutto deve starci, quindi vari registri, ricordiamo che questo organo ha 17 registri dentro una nicchia piuttosto piccola. Possiamo vedere appunto le canne in metallo, queste sono tutte le canne che compongono il ripieno, la facciata è da quella parte, che poggiano su il somiere e che ha la funzione appunto di portare le canne. Questo invece è l'ottavino ricostruito, vediamo che le canne sono un po' più nuove, ecco appunto, là abbiamo la flutta, ecco le diverse forme diciamo determinano il registro. E poi possiamo vedere le canne in legno, le grandi canne in legno di contrabbasso, che sono quelle che appunto vengono azionate tramite il pedale. Questo è quello che possiamo vedere nella parte sopra. Certo, le persone in chiesa vedono soltanto delle canne di facciata che coprono tutto questo, quindi questo è un po' un segreto di quello che c'è Ogni organo. dietro ogni organo. Sì, ogni organo appunto contiene nel suo interno diversi registri e anche appunto dei segreti, delle soluzioni anche ingegnose. La Bergamasca è stata una terra che ha proposto soluzioni incredibili, come ad esempio la meccanica sotterranea che c'è Santa Maria Maggiore a Bergamo. Ecco, quindi soluzioni, diciamo, adatte ad ogni organo per un buon funzionamento. Le canne in legno sono più alte, quindi arrivano anche nella parte più inferiore della meccanica. Quindi bisogna rannicchiarsi e passare ad uno stretto passaggio inferiore per riuscire a vederle. E qui si vede proprio il meccanismo più operativo, diciamo, dove ci sono le parti mobili dell'organo. Questa è la parte retrostante alla tastiera, che è composta da leve e da una catenacciatura. La catenacciatura serve appunto per aprire i ventilabri, che sono delle valvole, queste, delle valvole. Vedete che io lo sto facendo adesso manualmente, perché sto tirando appunto la catenacciatura e il ventilabro. E questo mi permette di far passare l'aria alla canna. Mentre in fondo vediamo i registri che vengono inseriti da manette poste alla destra della tastiera. In basso invece vediamo il somiere delle canne contrabbassi, le canne in legno appunto che poggiano su quel somiere. Ora ci troviamo proprio di fronte alla tastiera. Cos'ha di particolare questa tastiera? Questa tastiera è stata ricostruita
e in bosso e in noce, bosso i tasti diatonici che sono questi, mentre in noce i tasti cromatici. E ha la particolarità che è stata ricostruita con la prima ottava corta, si dice, cioè non è una l'ottava classica canonica che troviamo, ma i tasti sono disposti in modo diverso per ragioni di spazio. Abbiamo infatti Do, Re, Mi, Fa. Adesso togliendo qualche registro, così si può sentire meglio. Appunto Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, che è diverso rispetto a una normale ottava dove Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si sono estese una dopo l'altra. Quindi ha questa particolarità che c'è comunque in diversi organi, soprattutto antichi. Poi dicevamo ci sono i I registri. registri, dicevo, anche la pedaliera è stata anch'essa ricostruita con ottava corta, ogni pedale richiama anche il tasto, quindi è collegato al tasto. Qui abbiamo invece la tavola dei registri, abbiamo 17 registri, i registri vengono azionati inserendo una manetta ad incastro. Questi si chiamano registri di ripieno che partono dal principale, che sono per lo più le canne di facciata che suonano, e adesso si possono aggiungere, man mano, suoni, file di canne di ripieno per arrivare a un ripieno più completo. Mentre nella colonna di sinistra abbiamo invece i cosiddetti registri da concerto, non perché vengono suonati in concerto, ma perché servono a concertare, a dialogare col nome da concerto. Abbiamo la flutta, che è un flauto, poi abbiamo l'ottavino, questo è il registro ricostruito, abbastanza acuto. Poi si possono anche combinare tra loro i registri, ad esempio unendo la flutta all'ottavino possiamo ascoltare questo bellissimo suono, così come il cornetto, eccetera, tutti i registri, un flauto, un'altra viola, la voce umana, che è un registro tipico nato nel nord Italia, e unendo al principale, questo è un particolare registro perché si unisce alla fila di canne del principale un'altra fila di canne simile a quella principale ma leggermente scordata. Questo sfrutta il fenomeno fisico dei battimenti e il suono diventa leggermente oscillante, gradevole all'orecchio e richiama appunto la voce umana. Proviamo senza. Adesso provo a inserirla. Ecco, sentite questa oscillazione che è chiamata anche onda Maris. La terza mano invece è un congegno che aggiunge a, diciamo, le note della mano destra altre note all'acuto. E poi abbiamo il registro contrabbassi che sono le canne in legno che abbiamo visto all'interno, molto gravi, profonde, e servono appunto per sostenere maggiormente l'armonia. Qual è l'emozione di un musicista originario di Chignolo di Oneta che torna a suonare su quest'organo dopo il restauro? Ma l'emozione è molto grande. Mia mamma è nativa di Chignolo, direi che buona parte del paese è composta da miei parenti, quindi sarà veramente un concerto speciale per me e per la gente del luogo. Non
È stato il primo organo che io ho potuto suonare all'età di 10 anni, insomma, quindi metterò soprattutto, oltre che la mia competenza, anche il cuore, e questo direi spero si possa sentire la sera del concerto.